mamma mia, se oggi, signori, faccio il casino. Ho trovato un traditore all'interno della mia fazione e ho preparato una trappola per portarlo allo scoperto e scoprire con chi sta collaborando. Mi raccomando, lasciate un like perché questo piano è assurdo, ma andiamo a vedere subito cosa è successo. Oggi, signori, ho intenzione di scoprire con una trappola che ho ideato se effettivamente c'è un traditore. E per questa trappola però mi servirà anche l'aiuto, purtroppo, dei nemici. Siccome probabilmente anche loro sono vittima di questa cosa, sarebbe ottimo che ci aiutassimo entrambi e voglio proporgli un accordo. Però con calma, perché vi devo spiegare tutto il piano che ho ideato. Qui proprio è venuto dal cervelletto, sono completamente pazzo, te lo giuro. Per far sì che questo piano funzioni, siccome secondo me nello scorso video non è che sono stato proprio mentito, oh mamma mia, c'ho Don Abbondio in faccia, salve, dimmi, potremmo utilizzare anche lui? L'avevo chiamato prima di iniziare a registrare il video, infatti mi fa, dimmi tutto. Allora, oggi dobbiamo capire... Esiste un'isola di opportunità all'interno di ogni difficoltà. Sì, Don, sì, sono d'accordo. Oggi dobbiamo capire se Mark sta facendo un doppio gioco o meno. Però, come vi dicevo nell'intro, io però ho un dubbio. Ovvero... che probabilmente sta facendo doppio gioco anche con Lemmy. Quindi voglio provare a chiederle se vuole aiutarmi a preparare una trappola dove lei viene messa in pericolo. Orca, mi sono preso paurissima. Facciamo che avvisiamo Mark che vogliamo attaccare la base. Lemmy sarà d'accordo con noi. Se accetta, non dirà niente a nessuno. Se qualcuno però ci fermerà, vuol dire che Mark li ha avvisati. Di sicuro non lui, perché non è il mio braccio destro, è proprio metà corpo mio destro, per quanto mi fidi di Don. Tra l'altro nello scorso video ha fatto quello scontro epico in quell'arena che ha vinto ed è stato fortissimo. Cosa ne pensi? Tra l'altro mi sono fatto prestare proprio da lui ad inizio video la sua armatura overpower, quella lì che non ci hanno permesso di utilizzare. Ma qua sta prendendo fuoco la base. Oh, oh, ma guarda sto pazzo. Ma ha pure fatto... Ma è scoppiato la cesta! Ma what? Ma qua è scoppiato tutto! Ma è scoppiato tutto! Ma che ci ha griffato mezza base? No, è pure passato l'anti-clear! E si è mangiato chissà quanto loot! Ma ci ha appena griffato! È stato per forza lui, perché della fazione siamo online in 3. Ci ha appena griffato! Questa è la conferma della conferma! Scusa, non l'ho fatta apposta, ho miscliccato! Però intanto ha miscliccato facendo esplodere metà delle mie ceste dove c'era dentro la mia roba. Capisco. Vabbè, che fortunatamente ora capirò al 100% se lui sta cercando di scammare o meno. Vi stavo dicendo che mi sono fatto preparare questa armatura che l'ho presa da lui, che era riuscito a prenderla nello scorso video, ma siccome probabilmente dovrò combattere, voglio combattere con lui che è di nuovo scomparso. Ora però fammi contattare Lemmy. Ciao, devo proporti quello di cui mi riferivo l'altro giorno. Se ci sei possiamo anche parlarne in vocale. Ma questo secondo me è stupido di suo, siamo sicuri che riesca a fare un doppio gioco? Vedi, è talmente tanto stupido che si è messo a shiftare con loro invece di proteggermi. E ora davanti a noi ci ha griffato metà delle ceste. Quindi secondo me è veramente stupido, ma proprio ai livelli di infi. Sì, intanto lei mi sta chiedendo, ma in vocale? Sì, non penso che tu abbia paura della mia voce. Molto spesso le donne hanno paura, ma non credo sia questo il caso. O sei una di quelle donne che ha paura di me? Il signore vede e provvede. Bravi, donna sa sempre quello che... Mi tranquillizza sempre. Riesci sempre a tranquillizzarmi. Va bene, ci vediamo in vocale. Perfetto. Procedo quindi a telefonare. Faccio proprio tutto quanto live con voi in modo tale che possiate sentire i suoni. E aspettiamo. Oh, pronto? Oh, disturbo? Non disturbi. Allora, praticamente, hai presente che l'ultima volta ci siamo visti quando mi hai voluto regalare anche l'armatura, eccetera? Sì. Io mi ero portato appresso Mark perché mi doveva dare una mano. Ora, okay. Mark, non so se hai visto, ma oltre a non darmi una mano, si è anche messo a shiftare con direttamente uno dei tuoi amici, non mi ricordo chi era. Flare, l'ho visto, sì. Secondo me c'è qualcosa sotto di sus.
Quindi, però io, secondo me, tu non mi stai mentendo, anche perché non avresti motivo di mentirmi, ma poi di regalarmi un'armatura. Ma sì, no, guarda che Mark è fuorissimo, perché non accetto che ti picchi. Ma il punto è che io non gli avevo proposto nessun doppio gioco, è venuto lui a propormelo. Quindi questa cosa mi è un sacco sospetta. Quindi ho pensato, senti qua, ad un piano che secondo me è una trappola perfetta. Allora, io sono online in questo momento soltanto con Don, che è fidatissimo. Quindi se succede qualcosa di quello che sto per dirti, incastra al 100%. Non sono Mark, che non sono Mark, ma io non sono stupido, sono Mr. Domi, cioè no, è tutto collegato, ma lascia stare. Quindi, cosa ne dici se tu ti fai trovare senza armatura, senza roba, ti fai trovare impreparata in un punto? Okay. E io dico a Don e a Mark che sono a conoscenza del fatto che tu stai facendo qualcosa senza avere l'armatura addosso, che sei impreparata, e quindi io voglio venire ad ucciderti. Se arriverà qualcuno a difenderti, sappiamo in primis che Mark quindi ha tradito, e sappiamo in secundis che qualcuno dei tuoi sta facendo qualcosa senza dirti nulla. Ci andiamo a guadagnare tutti e due. È vero, ok, bello, mi piace la tua idea, mi piace, ok. Si vede che ho esperienza in guerre su Minecraft. Ho tirato la testata al microfono, talmente mi sono gasata per quello del tuo piano, hai visto? Ok, allora ti scrivo tra poco su Minecraft quando appunto sono pronto, incomincio ad avvisare gli altri del fatto che voglio fare questo mega attacco, ok? Va bene. A dopo. Mi faccio trovare ad esempio nel campo vicino alla farm di grano, sì, ci sta. Va bene, A dopo. Procediamo quindi con il piano. Lemi ha accettato. Ci sono dei requisiti per entrare nella fazione, poi ti dico. Per ora non sto facendo con i fan, ma solo con i fidati. Tranquillo. E diciamo a Donna, preparati e vienimi appresso. Io ora dico tutto a Mark, così vediamo cosa fa. E andiamo a prendere Mark. Vieni in base, che stiamo per fare un attacco enorme a Lemi. Voglio raccontarti tutto il piano. Guarda come corre. Eccoti qua. So che Lemi, visto che abbiamo le coordinate della sua base, in questo momento è in difesa perché sta giocando senza armatura. È un po' sus così da ripensarci, però magari ci crede. Quindi voglio preparare un mega attacco tutti e tre, in modo tale che anche se ci prova non può salvarsi in nessun modo. La killiamo e questo sicuramente, almeno emotivamente, li itta forte. Capisco. È molto in fase assimiliamo nozioni. Posso partecipare? Sì. Sì che puoi partecipare, tranquillo. Ci sta il fatto che mi stai chiedendo di partecipare, ma vediamo se la prova del 9, la prova finale, l'avremo quando appunto sarò lì per cercare di killarla. Anzi, ti dico, ti do giusto qualche minuto per prepararti, ma dobbiamo fare veloce. Non si mette armatura e subito la killiamo in 3, in modo tale che non c'è tempo neanche nessuno di poterla prendere, cose del genere. Quindi dobbiamo essere proprio veloci, più veloci che si può. Flare non c'è, cioè mi sembra che sia lontano dalla nostra base. Forse Mark non gli sta dicendo nulla. Considera però che io ho finito proprio ora di avvisarlo. Dobbiamo, secondo me, semplicemente dargli un attimo. Gli ho detto che gli do qualche minuto per prepararsi. Vediamo se lo usa per farlo o per avvisare qualcuno. Lui non sta aprendo chest né altro. Quindi se vedi qualcuno, in particolare Flare, che si avvicina, fammi sapere. Ok, perché già qui appunto posso un attimo capire se gli sta dando qualche informazione, ancora prima di ritrovarmi lì senza fare nulla. Però come vedi non sta facendo niente in questo momento. Se sta muovendo un po' a caso, no? Quando uno sembra che sta aspettando una risposta da parte di qualcuno. Come se quindi, magari questi sono tutti i viaggi che mi sto facendo con la testa, tipo Ciccio Gamer, no? La skin che rode e cose del genere. Magari sono io completamente pazzo, però difficilmente mi sbaglio. Mi ha appena griffato metà base. L'altra volta l'ho visto shiftarsi con i nemici mentre mi stavano uccidendo. Diciamo che le possibilità di sbagliare sono ben poche. Dimmi tu quando sei pronta e noi veniamo. Per me potete già venire. Allora, ora dico ai miei che è finito il tempo e devono venire. Tempo scaduto, ragazzi. Tippiamoci e seguitemi.
Ok, fammi visare anche don't seguimi. Ma guarda qua, ci sta una pecora tutta RGB. Ammazza. Oh, oh mamma mia, ho killato la pecora RGB. Non volevo. Ok, facciamo attenzione. Proviamo ad avvicinarci e proviamo a dare magari il tempo anche di poter avvisare o cose del genere. Lei lì in fondo che sta buildando proprio nel mega chill. Però non vedo nessuno in questo momento che più o meno sta intercettando. Nessuno della base ci ha visto e ci sta lui. E ci sta lui, e vedi che ci sta lui però. È che non lo sapevo io che era una scammata. Dov'sta Mark? Dov'sta? Lo sapevo. Lo sapevo che andava così. Vi è qua dietro. Li ha avvisati lui. Li ha avvisati tu. Li ha avvisati tu. Quindi tu stai facendo il doppio gioco. Stai facendo il doppio gioco tu. Li ha avvisati. Mangiamelo più. Tutto confermato. Fammi scrivere a questo. Pensavi che non scoprissimo che stavi facendo doppio gioco? Killiamolo. Voglio la sua roba. Basta. Non mi fido più di lui. Killiamolo. Pushiamolo. 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 Io lo pusho, non me ne frega niente. Ok. Oh mamma mia quanto mi ha levato. Oh mamma mia quanto mi ha levato tutta l'armatura. Mamma mia raga, mi ha fatto un danno assurdo. L'armatura che è fortissima. Non so quanto Don possa dare una mano. Meno male che io me la sono presa per poter combattere. Ok, l'ho tenuto in combat. Gli vado incontro. Continuo a pusharlo con la spada che dovrebbe fare un botto di danno. Devo fare attenzione però a tutti quanti i danni degli enchant custom che ci sono. Lui sta cercando di spararmi. Combattimento strano. Sono in 1.8 nelle vecchie versioni che non posso notare. Ma sto con questo enchant che mi fa correre in una maniera tutta strana, in una maniera tutta storta. Voglio questa armatura. Questa armatura se la riesco a prendere è per Don. La do anche a lui. Sta cercando di darmi una mano con le armi. Vabbè, è velocissimo. L'importante è tenerlo in combat. Spero che Don continui a tenerlo in combat. Lo devo killare, non mi interessa niente. Mamma mia, i danni. C'ho due cuori. Ci stavo per morire. No, sta armatura è sgravatissima, raga. La devo assolutamente riuscire a levare. Perché sennò lui sarà comunque un problema in generale. Vai, Don. Bravo, bravissimo. Lo sta tenendo in combat. Bravissimo, Don. Bravo. Sicuramente Lemmy ora se la dovrà vedere con Flair, che appunto ha sicuramente qualcosa da spiegargli. Io però voglio riuscire a prendere lui, che invece ha cercato di scammare me. Dopo cercherò di capire che piano avevano. Ma io voglio assolutamente fermarlo. E vi è qua, mamma mia, quanto scappa. Dalle, attenta, io non ti consiglierei di metterti in mezzo nuda, io te lo dico. Sei senza armatura, qua stiamo facendo cose un po' pericolose. Guarda come scappa, oh. Gli si è rotto l'elmetto però perché ora è senza enchant. Quindi qualcosa finalmente lo stiamo riuscendo a combinare. Io però mi sa che devo gappolare di nuovo, sì. Perché qua rischio di nuovo di morire. Mamma mia, raga, che PvP. Lo voglio spingere verso la terraferma. Oh, sta tipo crashando, mi sa. E qua, mamma mia, se ti killo. Non riesco, sto fast cliccando con tutto me stesso. Sta continuando a scappare a mare, ok? Oh, i pantaloni sono andati. Ottimo. Così glieli abbiamo rotti. Via qua, non devo farlo scappare, lo devo tenere in combat. Lo devo assolutamente tenere in combat. Ok, fatto con questo colpo qui. Ottimo, continuo a pusharlo. So che è in combat ancora per 4 secondi. Perfetto, mamma mia, il knockback che dà sta spada è pauroso. Perfetto, continuiamo a tenerlo così. Oh, prima o poi ci deve morire, non mi interessa. Prima o poi dovrà morirci. Via qua, mamma mia, devi scoppia pure. Vabbè, ma dal mare mo siamo finiti in un fiume. Ma che è qua? Le montagne, le pianure, i fiumi, i creeper che scoppiano. Io che voglio massacrare te di botte. Cosa vogliamo fare con Mark e Flair? Un secondo e tra poco te lo dico. Un attimo che sto cercando di uccidere proprio uno dei due, eh. Mamma mia, quanto tanca sta armatura. È fortissima. Voglio prenderla. Oh, è spawnata la peggior roba intorno a lui. Proprio per questo motivo lui sta laggando. Lo sto cercando di uccidere. Quanta roba sta spawnando. Un casino enorme. Mamma mia. Oh, bordello. Colpi di razzo, non si capisce niente. Ma che sta succedendo? Ma gli è tipo spawnato un boss addosso. Lui ne sta approfittando per scappare. Mamma mia, meno male che ci sta pure Don che mi sta dando una mano. Don che non ha l'armatura massima ed è ancora qui. Comunque un GG pure per lui, va detto, eh. Oh, finalmente droppato. Mamma mia, ma avevo una spada ancora più forte della mia. Ma avevo una spada che era ancora più forte. Ma che significa? Ma c'è roba ancora più forte di quella che abbiamo noi. Ma piglia sta armatura subito. Oh, ma mi ha sparato un gigante addosso e non ci avevo fatto caso. Oh, aia, più giganti. Stanno spawnando i peggio mob. Mamma mia, se sto mondo è difficilissimo sopravvivere. Prova a prendere un po' di loot. Prova a prendere più roba possibile e scapparmene. Ok, ho preso tutto, via. Ritirata, spero che Dora non ci muoia. Ritirata.
Via, via, via. Aveva anche un sacco di altre mele OP. E infatti l'armatura donna si sta rompendo. Ora che ti ho scoperto, fai prima a spiegarmi cosa avevi in mente. Mi sta dicendo buona fortuna perché Mark sa essere fin troppo riservato. Beh, in realtà lo abbiamo privato di qualsiasi riservatezza lui potesse avere, tipo una Master Sword. Cioè, raga, ma che spada aveva? Che era ancora più forte della mia. Hai presente, Don, quando pensavamo di avere la spada più forte del gioco? Secondo me non ci crede manco a sta cosa. Sì? Beh, guarda qui. Se quella pensavi che fosse l'arma più forte del gioco, mi sa che ci siamo un attimo ricreduti. E Mark, non ti conviene ignorarmi. Ti ho fatto una domanda e ti ricordo che ho tutte le tue cose. Ma scherzi? No, no. Guarda quanto è forte in confronto alla nostra. Cioè, tieni, mettili a paragone e guarda quanto è forte. Torna qui, tanto hai già griffato tutto. Torna. Ogni giorno qualcosa di più OP, esattamente. Quindi dobbiamo sempre di più prepararci. Ok, in base ci è venuto. Molto bene. Ora rispondi alla mia domanda. Perché hai fatto una cosa del genere? So che sei stato tu ad avvisarlo. In realtà sono stato scacciato da lei e volevo avere una seconda possibilità, e quindi ho chiesto aiuto a Flerra. Quindi era tutta una cosa organizzata tra voi due. Quindi in realtà lui non voleva darci veramente una mano ed è per questo che ha griffato per sbaglio la base. Sì, capisco. Spero che lei ti perdoni perché io non ho intenzione di farlo. Ha ammesso tutto. Puoi fargli quello che vuoi, Don. E io sinceramente lo chicco dalla fazione. Non mi interessa, via. Sicuramente non perdono una persona in questo modo. Voglio sapere la vostra opinione nei commenti. Secondo voi cosa dovrei farci? Se dovrei dargli una seconda possibilità o dovrebbe essere esiliato a vita e che debba avere una buona fortuna a trovarsi un nuovo team? Fatemelo sapere voi nei commenti. E nulla, la trappola si è rivelata essere perfetta. GG, ci si becca domani con un nuovo video. Bella.